la competitività è direttamente proporzionale all'attrattività di una città, e questa non solo in termini turistici, che sono una delle componenti economiche di una città, ma anche in termini proprio di vivibilità e di interesse da parte di privati o aziende che vogliono allocarsi in una posizione che ha parecchie potenzialità, perché dal clima alla dimensione, è certamente una città che ha grandi potenzialità, però naturalmente mancando gli stimoli, mancando gli obiettivi, mancando una programmazione e un progetto di sviluppo, impedisce che questa nostra città sia competitiva e che questa nostra città sia attrattiva. Da candidato sindaco, a me farebbe piacere anche, perché questo è lo spirito sia del programma che abbiamo immaginato, delle idee forti, perché si possa anche dire di voler risolvere tutti i problemi, affrontarli tutti in uguale misura, e nello stesso tempo l'idea generale, siccome ci si candida a governare con la macchina amministrativa, il primo punto è quello del migliorare la macchina amministrativa, sia nella relazione con i cittadini, sia nella relazione con le imprese e con i privati. Ho avvertito questo problema persino dal consigliere comunale, cioè nella difficoltà di dialogo con l'amministrazione pubblica, con i diversi servizi del Comune di Cagliari, e persino le segnalazioni che sono, come dire, una cartina di tornasole di alcune delle difficoltà. La maggior parte delle segnalazioni, delle preoccupazioni, degli stimoli, degli interventi muovevano da uno degli elementi di sviluppo che da sempre è stato quello del settore dell'edilizia, sia stato sottovalutato e sia stato negli anni anche, come dire, ipotizzato a partire da quel settore un'idea di sviluppo che poi non ha avuto alcuna ricaduta pratica. Cioè, il consigliere regionale, ho visto il cosiddetto piano casa, la prima versione, il piano casa 1, che poi aveva un nome, come dire, che dava l'idea di un rilancio dell'economia, era proprio un intervento strategico per il rilancio dell'economia attraverso il settore dell'edilizia, quindi un'idea forte, persino utilizzata a livello della crisi del 29, quella di intervento pubblico sulle infrastrutture e sull'edilizia, perché è uno dei settori che immediatamente risponde e accelera l'uscita dalla crisi e mette in circolazione ricchezze e risorse. Il problema è che né il piano casa 1, né il piano casa 2, né il piano casa 3 che è in discussione hanno snellito le procedure, e da quel punto di vista l'amministrazione del Comune di Cagliari, che l'edilizia privata ad esempio come settore ha una qualche difficoltà in questo insieme di norme, normativa, regole. Qualche difficoltà. È molto giovane, però troppo politico. Va bene, allora diciamo che è completamente inadatto, perché non riesce a rispondere. Così va molto rapido. Io volevo, diciamo, il brodo. No, qua non c'è nulla da annacquare. L'ho visto perché non riesce a rispondere. Cioè, quando adesso da poco il professor Campus, che sapete essere assessore, ha chiesto alla macchina amministrativa di dare una risposta circa le pratiche di condono. Risposta del settore dell'edilizia privata: abbiamo risolto il 300% in più delle pratiche dell'anno precedente. Dato percentuale, come dire, soddisfacente. Il problema è che quelle dell'anno prima erano 5 e quelle dell'anno successivo sono diventate 30. Adesso vado per, cioè, alla fin fine su 3.000 non è risolto nessun problema, cioè, no. È solo che l'abbiamo scoperto quando gli uffici hanno risposto alla domanda, l'abbiamo scoperto l'altro ieri, me lo diceva il professor Campus. Quindi
È chiaro che non avendo una trasparenza amministrativa, le linee dirigenziali sono invisibili, non si sa dove, appunto per la poca trasparenza amministrativa, quale sia il collo di bottiglia dove le pratiche si bloccano, che può essere dato da una mancanza di professionalità all'interno della macchina pubblica, o anche da mancanza di stimoli nell'accelerare le pratiche. In ogni caso il sindaco della città capoluogo di regione ha modo, persino titolo, e sarebbe opportuno che lo facesse, di intervenire presso la regione per snellire la mole di leggi, leggine e regolamenti che inceppano la macchina pubblica, dando delle indicazioni, non perché non ci siano regole, ma perché le regole devono servire perché uno si possa, come dire, attrezzare a seguire un percorso che poi deve portare da qualche parte. Non può essere un cerchio perennemente concentrico che non porta da nessuna parte. E l'altro aspetto è che non è stato messo un euro di risorse pubbliche nel piano per il rilancio dell'economia attraverso il settore dell'edilizia. Non c'è un euro. Si è pensato di risolvere problemi snellendo le procedure, invece sono state persino peggiorate e creato una difficoltà in più alle imprese che operano nel settore, perché non si capisce più nulla, perché nessuno dà indicazioni chiare e precise. Io credo che in città vada, perché questo è stato un limite, immediatamente adottato un PUC da adeguare al PPR, un piano particolareggiato del centro storico, piani del colore e quant'altro, in modo tale che poi sia chiara la normativa, siano chiari i regolamenti e si possa lavorare. E l'altra mia idea è che, avendo noi il patrimonio immobiliare di Cagliari, è uno dei più vasti in termini di numero di immobili e di cubatura in proporzione in Italia. In parte è abbandonato, in parte è non utilizzato, in parte è stato di totale degrado. È stata la scuola Riva, il palazzo Caide in Piazza del Carmine, all'altro palazzo che c'è in via Baile, angolo via del Mercato, senza parlare dei grandi spazi e delle aree delle servitù militari che dovrebbero passare a parte, sono già nella disponibilità del comune, la manifattura tabacchi, il piano di riqualificazione del lungomare e ciò che insiste sull'Arenile, essendo passate quelle competenze al comune di Cagliari e non più al demanio. Immaginatevi voi che nella complessità delle norme, non avendo adottato il piano di utilizzo del litorale, i regolamenti per posizionare in spiaggia una rete da bici è necessario la riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza, il prefetto, il questore, il vigile del fuoco, la ASL, il sindaco, la provincia, per mettere una rete da beach volley in spiaggia. Va da sé che se solo per quel tipo di attività che poco incide e poco impattante le procedure sono talmente complesse da, come dire, spaventare e non consentire a nessuno di fare, è naturale che nessuno faccia. L'altro aspetto è quello delle difficoltà che noi abbiamo, come veniva accennato, sullo spopolamento della città, perché ormai da anni, non è cosa recente, non si parla più di edilizia pubblica, di interventi pubblici nell'edilizia per case, giovani coppie e quant'altro. Noi abbiamo una città che si spopola e avremo invece bisogno di un intervento nella riqualificazione urbana. Alla fin fine, nella discussione che è durata troppi anni sulla metropolitana sotterranea o la metropolitana di superficie, non si è fatta l'una e parzialmente è stata fatta l'altra. Solo la tratta adesso verrà in fase di conclusione, quella Policlinico, Piazza Repubblica, ma non c'è il collegamento, eppure anche lì le imprese cagliaritane potrebbero operare. Più difficilmente, anche perché il tema degli appalti pubblici è un tema complesso che non attiene al comune di Cagliari e basta, ovviamente, però anche il maggior ribasso d'asta ha conseguito nel corso degli anni che a Cagliari abbiano operato imprese provenienti da fuori e qualche volta abbiamo lasciato anche opere incompiute. Ricordo il Ghetto degli Ebrei, che è rimasto incompiuto per 3 anni, si è dovuto intervenire dopo, e così su molte altre
sia strutture del comune che lavori pubblici che sono stati fatti senza il coinvolgimento delle imprese isolate. Io non credo a un sistema autarchico che coinvolga solo le nostre imprese, però per quanto possibile nella riqualificazione urbana, nella realizzazione della metropolitana leggera, nella riqualificazione degli spazi, nel recupero delle cubature esistenti, io sono convinto che possano operare le imprese locali, mentre ho una qualche difficoltà che sui grandi progetti dove si è costretti anche una normativa comunitaria ad andare a gare internazionali come la metropolitana sotterranea, ho una qualche difficoltà in più a credere che noi si riesca a coinvolgere, se non come dite subappaltatrici, le imprese isolane, e senza avere il rischio di avere imprese provenienti da fuori. L'altro aspetto è una città, siccome è uno dei temi della campagna elettorale, che si affermi come meta turistica. Quindi non sono convinto che sia sufficiente fare alberghi per avere turisti, sono convinto che vadano riempiti gli alberghi che ci sono, possibilmente qualche mese in più rispetto alla breve stagione nostra, e quindi è un tema che è di pubblicità della Sardegna, non solo della città, all'estero, di coinvolgimento dei crocieristi nel far visitare la città, perché abbiamo 5 ore a disposizione per far conoscere una città ed è bassissima la percentuale di crocieristi che dopo aver visitato per 5 ore la città noi non siamo in grado di affascinarli, di lasciargli un ricordo tale per cui poi possano tornare con le famiglie per 10-15 giorni in un altro momento dell'anno. L'altra idea, e su questo ci credo, è uno dei temi del programma, guarda più a lunga scadenza sicuramente, è la possibilità di attirare in Sardegna un turismo che è quello statunitense e quello dei paesi di lingua inglese, che difficilmente viaggia nei paesi arabi e africani, di lingua araba, dei paesi africani, per una questione, una serie di ragioni, persino una paura del turista statunitense inglese recarsi in quelle aree, e in questo periodo aggravato dal fatto che quelle aree sono in fibrillazione e soffrono venti di guerra, ma essere noi porta di quei paesi, alla fin fine sono più turisti statunitensi che hanno visitato il museo egizio a Torino di quanti non siano turisti statunitensi che sono recati in Egitto per queste ragioni. Allora essere noi porta di quei paesi, anche perché abbiamo titolo, in quanto la regione Sardegna aveva ottenuto e ancora detiene l'Agenzia per lo sviluppo e la cooperazione del bacino mediterraneo, l'Agenzia europea, quindi abbiamo titolo e persino risorse da poter utilizzare in quelle direzioni, io sono convinto che questo sia uno degli elementi che potrà affermare Cagliari, non dico come capitale del Mediterraneo, che mi sembra uno slogan esagerato, ma quale capitale di se stessa e della Sardegna e capitale del dialogo con quei paesi. E dal dialogo, dai rapporti con quei paesi potrebbe arrivare anche un beneficio per l'impresa, per l'università sarda, soprattutto in termini di coinvolgimento delle imprese sarde nella formazione delle classi dirigenti e delle maestranze dei paesi del Nord Africa, anche nel campo dell'edilizia. Io ho visitato quei paesi, l'edilizia è un campo vivo anche in quei paesi, in Palestina è una tradizione nelle costruzioni, però il coinvolgimento delle nostre imprese, della nostra università in relazione al rapporto con quei paesi nell'ambito della formazione migliore, attraverso questo scambi culturali, formazione, dialogo e confronto, potrebbe passare anche lo scambio di commerci e di relazioni economiche, perché così è sempre stato nel mondo. Come fare questo e dove trovare le risorse? Innanzitutto noi abbiamo una divertenza, vengo dalla Banca d'Italia dove c'è un bellissimo dibattito, un bellissimo convegno sull'Italia, dall'unità d'Italia a oggi. Tutti i dati ci dicono che noi ci siamo inseriti bene come paese, è accaduta come regione, insomma, come tessuto imprenditoriale, nelle dinamiche della globalizzazione mondiale negli anni
70, negli anni 50, agli anni 70, abbiamo tutti i dati che ci dicono che oggi non siamo più in grado di interagire col mondo, di esportare, di essere competitivi. Allora anche la macchina amministrativa deve essere in grado di fornire non solo quelle risposte in tempi rapidi, deve essere trasparente, ma deve essere anche in grado di fornire all'impresa, un tasso di qualità proprio della macchina amministrativa e quindi di professionalità, di alte competenze da mettere a disposizione per le imprese anche nella progettazione comunitaria e nell'utilizzo dei fondi comunitari. L'altro aspetto sono gli sprechi. Io non lo so, ho piccoli esempi, ma sulla riqualificazione urbana, le risorse della regione, le risorse proprie della regione messa a correre, e anche dei comuni, messa a correre sul recupero dei centri storici nel piccolo paese di Seui, quale è conosco per rapporti familiari da parte di madre, e da lì viene il mondo del commercio dei seuesi, dei miei parenti. Molto attivi. Lavora, molto attivi a Cagliari. L'investimento di 4 milioni di euro di risorse pubbliche sugli incentivi per la riqualificazione ha prodotto una ricaduta di 8 milioni di euro in un paesino di 1500 anni. Quindi il recupero dell'esistente, la riparimentazione, le infrastrutture come quelle legate alla metropolitana leggera, ai percorsi ciclabili, al lungomare, il recupero delle servitù militari, determina poi interventi privati, sia del singolo privato sia delle imprese private, che hanno una ricaduta doppia rispetto all'intervento pubblico, quindi mette in moto ricchezza automaticamente, mette in moto economia, ha una ricaduta, però è necessario l'incentivo pubblico, così come alcuni strumenti per sui tasse locali sui quali giocare. Noi non abbiamo molti strumenti, ma quelli dell'ICI e della TARSU, cioè per l'ICI, l'abbattimento dell'ICI per l'affitto della seconda casa con contratto regolare a giovani coppie, e magari la riqualificazione, perché se in mente poi di affittare un incentivo puoi anche riqualificare immobili, così come l'abbattimento della TARSU, che è una tassa e dovrebbe essere una tariffa, cioè dovrebbe essere pagata dai cittadini alle imprese in base alla differenziata, ad indifferenziata prodotta, non a prescindere dal fatto che uno differenzi o non differenzi, così è oggi. A Cagliari è un altro degli strumenti per... Ha parlato delle risorse, mi piacerebbe capire meglio che cosa intende per interventi pubblici nell'edilizia, perché e questo poi si collega ad un'altra mia domanda, che come intende l'edilizia residenziale di libero mercato, o meglio, il libero mercato deve esserci in senso assoluto, o ci sono delle funzioni che possono essere condivise tra pubblico e privato, e quindi qua come intende, se ha una qualche idea sul partenariato pubblico-privato, laddove evidentemente per una serie di attività il pubblico è bene che fissi gli indirizzi, le regole, ma non avendo le disponibilità sarebbe utile che coinvolgesse il privato, sia dal punto di vista delle risorse finanziarie che anche nella gestione poi dell'attività stessa. Ne butto ancora un paio e poi mi fermo. Sul turismo, per quanto i privati possano essere incisivi, possano essere bravi, possano essere forti, possano essere capaci, se non c'è l'azione forte da parte dell'amministrazione comunale, la promozione della location, non c'è nulla. Cosa ne pensa dell'area metropolitana? L'area metropolitana. Mi fermo. Se però qualcuno di voi vuole inserirsi adesso, oppure meglio.
percorsi. No, vado, lascio il suo a Paolo, non ti metto quella, no, seguo proprio la macchina amministrativa, non è attrezzata, cioè non è attrezzata la macchina amministrativa a dare le risposte in tempi rapidi, e io non, abbiamo segnalato più volte in comune questo problema dell'edilizia privata, ad esempio, della risposta, però cioè, l'ho detto poco prima della scadenza della consiliatura, quella richiesta fatta nel 2006 ha avuto risposta nel 2010, praticamente, anzi nel 2011, quando l'assessore ha avuto in mano il dato sullo stato dell'arte della risposta alle domande, quanti blocchi, quanti problemi aperti. Ma da sé che lì non c'è stato, come dire, una presa di posizione forte del sindaco attraverso l'assessore, sul dirigente, perché anche i tempi alla domanda posta nel 2006 fossero più rapidi. È chiaro che chi si candida a amministrare ha anche la responsabilità di gestire bene e incalzare anche la prima amministrazione. Sulla progettazione, ad esempio, noi abbiamo il comune ha una qualche, come dire, pretesa di saper progettare tutto. Non so se voi avete potuto vedere Piazzetta della Magia, quella della Pinata, è stata, come dire, messa nella disponibilità quella piazza della discussione di coloro che operano nell'ambito dell'edilizia e persino dell'immaginare scelte urbanistiche in alcune zone. È stata fatta in house con una spesa che il primo progetto era di 200.000 euro, l'ultimo è arrivato a 1.300.000 euro di costi, per una cosa che non è una piazza, è stato creato una voragine, ed è stato, io ho parlato con il dirigente, mi hanno detto, ma abbiamo fatto come in Germania, abbiamo messo il verde verticale nelle pareti cernopermate, perché in Germania mettono il verde nelle pareti verticali là dove ci sono dove c'è un muro di contenimento che c'era, era in cemento armato, l'aveva mascherato e dopo l'ha mascherato, non è che hai creato il muro per poi giustificare l'intervento di parete verticale, cioè è uno spreco. Sì, però nessuno... quello vuol dire sparare sulla Croce Rossa, parlare di Piazzetta Magia. Capito, però se invece di fare Piazzetta Magia noi avessimo messo quelle grosse, magari più piazze, no? Della città, avremmo potuto mettere a correre ulteriori risorse per una riqualificazione di più zone della città, di più aree della città. E da lì si innescano elementi virtuosi, perché laddove tu riqualifichi, io voglio vedere la zona della Marina, Piazzetta Savoia, immagino che voi l'abbiate conosciuta, com'era e come oggi, vita, viva, vitale, sono nate imprese, sono stati occupati diversi degli immobili sfitti al pian terreno, dove sono nati ristorantini, locali e quant'altro. Cioè la riqualificazione urbana poi determina anche la vita in uno spazio che era abbandonato. La macchina amministrativa ha queste difficoltà, noi non abbiamo da quel punto di vista competenze, nel senso che se andiamo avanti la piscina di Terramarini perde acqua, e non è un gioco di parole, perde acqua da tutte le parti, immagino che nessuno di voi sia stato coinvolto. Fatta anche quella in house, adesso non so quanti esperti di progettazione di piscina tu hai fatto i buchi, io lo so, tu hai fatto i buchi per dare tutte le parti, e sapete quanto viene utilizzato? Dalle 18 alle 20, perché non c'è un criterio, un principio di risparmio energetico per cui è antieconomico aprire una piscina. Cioè, realizzate una cosa, io ho pochi esempi di comuni italiani che sulle rinnovabili hanno fatto nulla. Ma non solo, il Parco della Musica, immagino sia stato coinvolto tutti quanti, nella realizzazione, no, nel progetto però. No, ma nell'idea di progetto, perché non è per un vecchio progetto, io sono stato visitato, ho visto 10 pannelli solari, poi c'è quella sberla di capannone di immobile realizzato in via Carlo di San Marco, che sotto lo ospiterà i laboratori e il serie di. E soldi per mandare avanti quella baracca? Non lo so, perché noi non abbiamo i soldi per far funzionare il teatro lirico, abbiamo creato un altro teatro, lì a fianco abbiamo creato un altro teatro, io non so quanti di voi adesso inaugureranno in campagna elettorale il Parco della Musica, abbiamo a distanza di 300 metri il teatro lirico,
tra il conservatorio, che ha un altro spazio teatrale, cioè ha uno spazio ampio con disponibilità di posti, con un parco molto grande, abbiamo creato lì in mezzo un altro, quell'edificio grande che è un po' attaccato al teatro lirico, è un altro teatro. E quell'edificio di Accado di San Marco, quando ho chiesto come mai non ci fossero lì i pannelli di nuova generazione che addirittura seguono l'andamento, le curve delle coperture, la risposta dei tecnici comuni è stata: no, ma era un vecchio progetto, l'abbiamo preso così com'era e niente, si sono dimenticati che il sole sorge sempre e cala sempre nella stessa direzione. Quindi all'epoca non erano stati pensati i sistemi di risparmio energetico e l'hanno fatto così com'è, e essendo esposto non a favore di sole non hanno potuto mettere principi e criteri di risparmio e elementi che consentono di risparmio energetico. Cioè, ma da sé che così non ti rimane non le risorse per fare altro, ma non ti rimane una lira per gestire quel che hai. Ed è, siccome siamo in un periodo di difficoltà per gli interventi locali, io credo che le scelte da questo punto di vista debbano essere fatte con maggiore cura e maggiore attenzione. Questo come principio più generale di utilizzo delle risorse pubbliche. Sulle funzioni delegate, per quelle basta chiedere. Se non ti attivi per chiederle non te le danno, però, anche perché nessuno ce le porta. Ma lei pensa che sia un'efficienza delegabile, che sia corretto delegarla al comune? Io non so quale sia il miglior sistema per alleggerire le procedure. Se l'ufficio di tutela del paesaggio possa passare in capo al comune, il problema è che se il comune non è attrezzato a dare risposta per un condono, non ha risolto quei problemi, difficilmente gli caricherei una cosa prima di avere la certezza di creare non un blocco ma un iter, come dire, di maggiore velocità. Però bisogna crearlo, dato al SUAP le competenze anche per l'edilizia sotto alcuni aspetti con norma regionale. Il SUAP già si blocca, non dà risposta. Non dà risposta perché vive e soffre tutti i problemi di lentezza della pubblica amministrazione, perché il SUAP è un collettore di fatto, poi deve anch'esso interfacciarsi con la pubblica amministrazione, con tutti gli uffici e rispondere ad una voce alla richiesta fatta dal privato. Ma deve essere la responsabilità di poter dare le risposte. Invece chiede agli uffici di come pensa di risolvere questo problema. Innanzitutto noi abbiamo un problema anche di organigramma nella amministrazione locale. Cioè, abbiamo un problema nel senso che nel corso degli anni abbiamo avuto ai pensionamenti naturali del personale presente nella pubblica amministrazione di Cagliari, noi non siamo intervenuti con concorsi per avere alte professionalità. Abbiamo un bel po' di precariato nei cantieri comunali, che però è a basso tasso di quelle sono quelle funzioni eliminabili. Ma è lì, cioè, mentre ci servirebbe un ingegnere trasportista, noi abbiamo un operaio di cantiere con la terza media. Laddove ci servirebbe un esperto in diritto comunitario, abbiamo un esperto, un manutentore. Cioè abbiamo caricato sulla pubblica amministrazione personale che non risponde poi alle esigenze, risposte intelligenti per procedure complesse o per richieste complesse, perché hai la macchina pubblica che è stata svuotata di persone di alte qualità, di alte professionalità. Questo è uno dei problemi, perché nel caso che alte professionalità non fossero così alte, come potrebbe collaborazioni esterne, oppure rimane, cioè le consulenze si possono arrivare quando hai la professionalità all'interno della macchina, però alcune cose che si ripetono, che sono continue, che sono richieste, come dire, costanti del privato nei confronti del pubblico, devono andare avanti con una macchina attrezzata.
rispondere a quelle esigenze, non puoi andare sempre in consulenze esterne. Se è una questione che ti si ripropone, comunque la pubblica amministrazione non può delegare tutte le funzioni. Sicuramente nel corso del tempo ha assunto delle funzioni che non le competenti e ha letteralmente abbandonato invece tutto il livello di responsabilità che invece deve essere proprio della pubblica amministrazione, trasferendo le funzioni di controllo a quelle di autorizzazione preventiva, in maniera tale che prima di farti fare una qualche cosa cerco di dissuaderti in tutti i modi, come se l'avessi già realizzato. Poi una volta che ci riesci stai tranquillo che non ti controllo, esattamente l'opposto di quello che dovrebbe fare una pubblica amministrazione. Però queste sono idee mie, no? Io non sono candidato. Sugli interventi pubblici, no, io non credo che il pubblico si debba sostituire al privato, credo però che il pubblico debba, gli interventi che dicevo sono sulle infrastrutture, che debbano essere pensate dal pubblico, cioè le scelte tra metropolitana di superficie e metropolitana leggera, è una scelta che tiene il pubblico, poi interverranno i privati nella realizzazione e quant'altro, ma è una scelta che tiene il pubblico, siccome ho visto, anche voi, che c'è una discussione in atto sulla metropolitana underground e la metropolitana di superficie. Io non voglio scontentare nessuno, ma il Comune di Cagliari non ha le risorse per gestire un underground. Ma che cosa? Se avesse le risorse, lei cosa ne pensa? Che non ce la faremo ugualmente. Non ce la faremo ugualmente. Non ce la faremo ugualmente. Ma non ha senso. Ho fatto fare un conto. Mia cugina ha lavorato alla metropolitana di Milano nell'unità della sicurezza, è un ingegnere spaziale, mi ha mandato a fare quei conti. Costo iniziale 50 milioni di euro a chilometro, sono arrivati a 70-80 milioni di euro a chilometro per la realizzazione della metropolitana di Milano e hanno costi di gestione, non si deve rompere neanche una lampadina, cioè i costi vivi che variano tra i 22 e i 30 milioni di euro all'anno. Cioè, quindi è non solo inopportuno, perché la metropolitana ha senso se collega più zone, e qui arrivo al salto delle altre questioni sulle quali ritorno, mi serve per l'area metropolitana. Cioè la metropolitana ha senso se in una visione di area vasta, cioè di collegamento, i dati che noi abbiamo sugli ingressi autogiorno, in entrate e in uscita in città, che sono di 160.000 veicoli per giorno in entrate e in uscita, sono ovviamente a parte i cittadini cagliaritani che sono andati a vivere nei la politica, per la mancata politica sulla realizzazione di immobili e di abitazioni in città e sugli altri costi anche della momento che uno acquista una casa in città. E parte perché le zone metropolitane, persino nelle indicazioni dell'Unione Europea, diventeranno sempre di più accentratori di persone, si concentrerà nel corso del tempo sempre più nelle aree metropolitane la presenza di persone, se non nelle città dove il costo della vita è più alto, nei limiti. Quindi il tema del trasporto pubblico, di alcuni servizi integrati tra l'interno della città, libera spazi in città, perché noi abbiamo un collegamento oggi che speriamo a breve di vedere realizzato, che è quello con l'aeroporto. Da lì sarebbe facile il collegamento col comune di Enna se la segue in una direzione. La metropolitana collegava la piazza Repubblica con la piazza Matteotti, e quindi in una zona che poi da lì, dove da lì si può arrivare al termine dell'aeroporto, ci sono le ferrovie, c'è l'AST, quindi manca proprio quel collegamento. L'altro aspetto è quello del collegamento in uscita verso l'asse di via Santa Vendrace, di collegamento sull'altro versante che è il comune di Sestu, sull'altro versante ancora che è la prosecuzione della piazza Matteotti verso il Poetto, per il quarto sulla linea del vecchio tram alla fine,
Quartu, per collegare Quartu poi alla città di Cagliari, anche su quell'altro versante, e da lì Selardius, Quartuccio e Monserrato, che viene comunque già attraversata dalla metropolitana. Ovviamente Cagliari non può fare da solo, perché deve coinvolgere tutti i comuni dell'area vasta, su questo e sui temi anche della raccolta differenziata. Quindi sulla raccolta differenziata, ad esempio, quello è un tema dell'area metropolitana, e così come gli altri aspetti come l'area aeroportuale, l'aeroporto, l'area portuale e alcune dinamiche di area vasta anche su servizi come gli ospedali. Non ho capito perché sia stata trasferita dalla cittadella finanziaria e sono state separate anche lì, complicando la vita ai cittadini, posizionando in modo diverso come zone quello che invece è un'unica cittadella lì a Pirri. Sono scelte sbagliate che andrebbero corrette queste. Sull'area metropolitana bisogna convincere anche gli altri comuni, eh? Non è solo una questione che riguarda Cagliari. Non è facile, c'è tutta la zona, ad esempio, dove il comune di Cagliari non ha dialogato esattamente con il comune di Monserrato in modo proficuo, che sta dietro la caserma dei Vigili del Fuoco, che è tutta un'area che in parte è del comune di Cagliari, per l'altra metà è di proprietà del comune di Monserrato. Lì si fa una copia di programma chiuso di quell'area, di quegli spazi non si farà nulla, rimarranno spazi brulle. Sull'edilizia e sugli interventi pubblici, io parlavo di interventi pubblici nell'ambito delle infrastrutture che Cagliari serve. Su alcuni immobili il comune di Cagliari non ha la possibilità di gestire tutto sul patrimonio. Io ho anche pensato, così come avviene altrove, alcuni immobili pubblici possono essere dati a privati, dove il pubblico, a seconda delle esigenze, può mantenere una piccola fetta di quell'immobile legato a asili, nido, per fare un esempio. Ma la mia idea era quella anche oltre all'housing sociale, all'housing professionale, e cioè coinvolgere in alcuni immobili del comune affidati a privati professionisti che possano trovare spazi a seconda delle esigenze, 50, 60, 70 metri quadri per uffici professionali per giovani messi a disposizione. Io lo segno sociale è un mix di funzioni integrate. Non amo le parole inglesi, mi trovo a casa delle professioni. Però è alla fin fine l'housing sociale, sì. Però per spiegarlo meglio, per declinarlo meglio in un programma, per renderlo comprensibile ai più, abbiamo introdotto il termine di casa delle professioni, per distinguerlo perché per housing sociale la maggior parte nelle chiacchierate, nelle discussioni intende l'abitazione, invece è un insieme di abitazioni, uffici, locali commerciali anche al terreno. Però lo fanno le grandi capitali del mondo di avere un proprio patrimonio che mettono nella disponibilità dei privati, mantenendo la proprietà, ma dando la libertà al privato persino di concordare col pubblico e di immaginare l'utilizzo di alcuni immobili. Sui beni militari in fase di dismissione, io ho qualche dubbio che noi da soli, come pubblico, si possa immaginare di riutilizzare il carcere di Boncammino, di utilizzare le caserme e quegli spazi, di utilizzare fare qualche altro teatro. Sì, per lasciarli vuoti, perché solitamente i teatri si vivono, sono là, abbiamo il teatro civico, sì. Anch'io concordo, devo dire la verità, io sono appassionato di teatro e di cinema, però sono appassionato di teatro e di cinema quando all'interno di teatro e di cinema si può vedere un spettacolo teatrale o un film. In una città come Cagliari avere più teatri che abitanti mi pare follia. Abbiamo creato un altro teatro e alla fine non abbiamo un'arena grande eventi che possa, e non abbiamo un progetto per ripensare l'anfiteatro, ad esempio, un luogo di spettacolo e sito archeologico. Cioè creiamo doppioni e non creiamo ciò che ci serve, l'arena grande eventi,
il recupero dell'anfiteatro con le ruote di spettacolo. Io non sono tra quelli che pensa che debbano, le pietre non debbano, diciamo, debbano essere lasciate tranquille in solitudine, ma immagino che l'anfiteatro, così come veniva utilizzato nell'antichità, possa benissimo, così come viene alla Terme di Caracalla, in tutti i teatri greci, in tutti i teatri greci, le arene, ciò che hanno creato anche i romani, possano benissimo essere utilizzati come luoghi di spettacolo e siti, insieme alla possibilità di visitare il sito archeologico. Non è impossibile, lo fanno in Terme di Caracalla, con delle parti non si possa fare niente. Sulla gestione è vero, perché noi ci troveremo in difficoltà, cioè nella difficoltà di che se abbiamo la pretesa di gestire come pubblico il patrimonio immobiliare di Cagliari, rischiamo di non utilizzarlo, cioè di lasciarlo completamente in abbandono. Se invece ci dovesse essere la disponibilità di pensare insieme ai privati l'uso di una parte, di una buona parte, perché parliamo di centinaia e centinaia di metri cubi e di spazi immensi, centinaia di migliaia, sì, di metri cubi e spazi immensi, da soli non c'è amministrazione pubblica che riesca a gestire un patrimonio del genere. Io credo che su quello il piano strategico di Cagliari abbia perso un'occasione nel non affrontare il tema dell'utilizzo di quelle aree, dal mare, il Poetto e quel che ci sta in mezzo, Calamosca, Santeria. E lì anche il tema della gestione, che a quel punto la gestione deve rimanere in capo al privato, perché il pubblico, quando gestisce alcune cose, diciamo, fa danni e non aiuta, perché non è nelle condizioni di gestire tutto, e non è neanche bene che gestisca tutto da solo. Ma in Riva, che è una sberla di immobili, situato nel centro della città. Attualmente è chiuso. Tanto il comune non ha la possibilità di gestirlo, che l'unica idea che è venuta in mente era di creare nel giardino del Riva, nello spazio all'interno del Riva, un parcheggio multipiano. A me sembra un limite per l'utilizzo che potrebbe avere quello spazio che è inserito nel centro storico della città, nelle vie commerciali. E mi pare invece che su questi argomenti, alla fine noi lanciamo concorsi di idee per coinvolgendo l'universo a mondo su alcune cose, non lanciamo mai un concorso di idee a Cagliari in città per coinvolgere coloro che operano e per definire l'utilizzo di alcuni spazi di ambiente. Io su quello ci credo, perché ho la paura che tutto rimanga una eterna incompiuta, che tutti gli spazi rimangano inutilizzati, che alla fine siano in stato di degrado ed abbandono. Invece è bene che la città si riappropri dei propri spazi, dei propri immobili. Quanti problemi dovrebbe affrontare? Io sono spaventato. Cioè io adesso, ovviamente uno sguardo diverso. Non ce l'ho da dire. Io faccio una battuta, però è vero, adesso girando insomma per la città, ovviamente con un occhio clinico diverso, no? Cioè avendo, non so se è la presunzione, la preoccupazione no, perché non voglia, secondo me quello che se uno ci crede, insomma, se fa politica per la politica, per il bene comune. Politica per il cittadino, non la politica per la politica, eh? No, politica per il cittadino. Per una battuta nella bocca. Così come intesa nell'etica pubblica, no? Nel lavoro e nella disponibilità del proprio tempo, della propria passione, delle proprie idee, a disposizione di tutti e non del singolo interesse privato proprio, credo che la cosa più bella che possa capitare è fra il sindaco della propria città. Oltretutto avendo la pretesa di lasciare qualche cosa, di lasciare perlomeno il buon ricordo, mettiamola così, dai cittadini alle imprese. Però diciamo, ho una preoccupazione perché girando in città c'è tanto da fare, soprattutto nel campo dell'edilizia. Non lo dico perché ho una platea di persone che operano nel settore, lo dico perché uno degli elementi che porta il turismo e che lascia un buon ricordo è che le facciate siano in condizioni decorose
che le strade siano percorribili, che i marciapiedi siano dignitosi e che insomma l'immagine che nessun abitante di Maremmo si faccia mai male, se si fa male deve andare in carrozzina, è finito. Andare sulla strada per quello la problema, e quello è l'altro problema dei costi che ha il pubblico in termini di risarcimento danni, che è un costo doppio perché risarcisce il danno da un lato e dall'altro anche per il traffico, ogni tamponamento e ogni persona che inciampa va in un ospedale pubblico, quindi è un costo doppio per il pubblico. Senza considerare che se rimane in carrozza la ce l'abbiamo anche come costo sociale. Ma è un problema perché nel corso di questa campagna elettorale verranno segnalato questo problema dei marciapiedi, delle strade, delle condizioni. Il Cagliari non è percorribile da persone insospettate. Da uno che si è fatto male al piede deve andare in carrozza. Critici d'arte, cioè persone che si incrociano, immagino ti pongono questioni circa la Cagliari. Il Alghero può essere una città, una strada commerciale, ma c'è più di stretti. Per restringerli di più, cioè, abbiamo messo anche le frontiere. Però lì sono scelte, cioè, se io faccio un parcheggio, io non sono contro i parcheggi, ma se faccio un parcheggio... non male. Questa è una considerazione giusta. Però l'esempio di Del Valghero l'ho fatto l'altro giorno. No, noi abbiamo un parcheggio multipiano in Piazza Repubblica, no? Abbiamo anche disponibilità di parcheggi in alcune ore del giorno, soprattutto la notte, nella zona di Piazza Repubblica. La Via Alghero contiene sul lato destro, sul lato sinistro si può parcheggiare, una trentina di auto forse in tutto. Bene andando, perché l'ultima parte in alto di fronte ai negozi di Ruggeri, l'ultimo tratto, non si può parcheggiare. Se ci mettiamo insieme la fermata del pullman, gli spazi per gli invalidi, il carico e scarico, forse sono meno di 30 auto. Se faccio un marciapiede, o meglio, se faccio un parcheggio multipiano, e se libero le strade dalle auto perché faccio sistemi di collegamento pubblico integrato tra metropolitana, bus, che a quel punto dovrebbero collegare le zone non servite alle fermate della metropolitana, percorsi ciclabili là dove possibile, incentivi sull'uso del taxi e bus elettrici di collegamento tra la zona bassa, la via Roma, dove dovrebbe passare la metropolitana, e la zona del centro storico e i quartieri storici, a quel punto ho ridotto le auto in ingresso in città, soprattutto dei non cagliaritani, ho liberato stalli di parcheggio per i cagliaritani, ma vale la pena a quel punto forse in una strada come la Via Alghero eliminare i parcheggi sul lato destro e ampliare i marciapiedi e avere una via che poi capisco la paura, ma poi diventa invece il fatto di aver allargato i marciapiedi, il fatto di aver reso più comoda una via commerciale, diventa quell'elemento attrattore di alla fine, come ha detto lei, passeggiamo nella nostra città quasi in modo virtuale, cerchiamo di capire effettivamente che cosa c'è da fare, però anche in questo io non vedo che il pubblico, il privato, soprattutto il cittadino, non devono essere molto distanti. Per quello che dico, che forse un sindaco di Cagliari deve trasmettere un po' di passione, forse dobbiamo anche riacquistare la fiducia nella politica, perché tutto quello che si sente, grazie a Dio, la stiamo perdendo. Quindi... Sì. Esiste uno strumento finanziario in Italia che ha adottato, non so se riesco in Italia o comunque nel CTO, alcuni comuni, credo sia, che è praticamente una via semplificata della via per alcuni. Appunto per evitare che si metta sempre anche con la via in mani del comune, ma per determinati piccoli interventi edilizi sia il privato che si prenda la responsabilità, è un modo per accelerare sicuramente la macchina di opera. Sì, io credo che sia emersa in maniera molto chiara la preoccupazione di noi costruttori proprio in rapporto al funzionamento e a che come effettivamente oggi qui si è arrivati ad una situazione di non ritorno, si possa veramente mettere mano, ma chiunque verrà dovrà mettere mano, io credo la prima cosa, anche perché
condividere con il, con le imprese, con il privato in genere, un programma, un obiettivo, una realizzazione, un intervento, una ristrutturazione, una cooperazione sul piano immobiliare e quindi anche sul piano sociale, vuol dire dare al privato che eventualmente voglia investire tutte le garanzie perché il pubblico continui ad essere sia affidabile, perché poi condiviso il programma, condiviso l'obiettivo, tutto passa nelle mani della macchina burocratica, della macchina amministrativa, e in quel momento il privato che ha deciso di rischiare insieme alla pubblica amministrazione si trova completamente abbandonato e disarmato, e spesso non si mette anche nelle condizioni di dover interrompere quell'attività appena il fallimento della stessa azienda. Quindi anche per tutti i programmi che poi necessariamente dovranno coinvolgere il sistema delle imprese, come prima cosa bisogna dare alle imprese la garanzia che la macchina in qualche modo, la macchina burocratica in qualche modo funziona. Vi ripeto, io, siccome non bisogna, mi è stato detto, no, il primo punto del programma è il lavoro, bisogna spiegare come produrre lavoro, se mai consente imprese, visto che ormai la macchina amministrativa non possa assorbire tutto il precariato, se mai il comune deve mettere nelle condizioni le imprese nell'ambito del commercio, dell'artigianato, le imprese cooperative, perché esse possano creare opportunità di lavoro. Siccome proprio non ci credevo all'idea che uno si debba presentare come dire non vi preoccupate, darò lavoro a tutti, il primo punto, siccome ci si candida a governare una macchina amministrativa, il primo punto a mio parere è che potrà interessare appunto gli addetti ai lavori, coloro che, cioè non è un'idea che dà l'impressione della città che si afferma dal punto di vista culturale, turistico, però siccome poi la macchina pubblica è quella che il sindaco dovrà governare e che deve rispondere a tutte le esigenze, altrimenti non costruisce nulla di tutto quello che abbiamo detto. Il primo punto del programma che ho inserito è proprio la risolvere i problemi della macchina amministrativa pubblica, e già ce n'è d'avanzo, perché io ho avvertito la difficoltà di risposta, un po' perché noi non abbiamo utilizzato nel corso degli anni 90 di quegli elementi che hanno consentito ad altri stati come la Spagna, ma altri comuni, di spendere meglio ed essere in grado di rispondere in tempi veloci e chiari. La Spagna ha formato un esercito di pubblici, di funzionari pubblici che operano nell'ambito dei piccolissimi comuni, esperti di diritto, esperti di economia, di progettazione. Spendono tutto ciò che è nei loro bilanci. Quando il venerdì scorso mi hanno fatto di tanto sulla spesa delle risorse comunitarie. Spendiamo il 15% delle risorse comunitarie. Perché il tema è anche dove prendiamo le risorse, se le risorse che abbiamo noi le restituiamo. Il 15% della disponibilità. Della disponibilità. Noi restituiamo somme. E qualche volta, siccome non sappiamo come utilizzarle, le dirottiamo in settori che sono altri rispetto, diciamo, all'idea, alla finalità che avevano in origine. Ricordo che il master and back degli assegni di ricerca sono stati finanziati con risorse europee perché non si era stati in grado di programmare l'unico programma attivato era quello e ne abbiamo dirottati lì. Poi è chiaro che facciamo fare il master, ma non sappiamo dove far fare il back a molti giovani, perché non abbiamo creato il tessuto che poi riesca ad assorbire queste professionalità. Cosa ne pensa del piano casa? Dei piano casa, quindi sia del piano casa relativo alla possibilità di ampliamenti, di demolizione e ricostruzione, quindi sull'esistente, sia su quello che invece dovrebbe essere il programma a più ampio respiro,
noto anche appunto come housing sociale, come edilizia sociale, come interventi, anche questi che vedono la forte partecipazione del pubblico privato, ormai una veste un po' diversa, attraverso i fondi immobiliari, sia fondi locali che fondi nazionali, attraverso la partecipazione della Cassa Depositi e Prestiti, comunque attraverso un finanziamento che non è un finanziamento a fondo perduto, ma è un finanziamento che deve essere comunque restituito, che deve generare un interesse ancorché etico, ma comunque stiamo parlando sempre di un interesse che deve stare due punti sopra l'Euribor. È comunque oggi l'unico modo per generare reddito e per creare anche residenze e attività collaterali per un'ampia fascia, che poi per esempio per Cagliari la fascia più ampia che ci sia, che è quella degli studenti per quanto riguarda lo studentato, dei single piuttosto che non di coppie monoreddito, quindi è una specie che sicuramente è in grossa difficoltà e nei confronti della quale un intervento di edilizia governata, chiamiamola così perché non è sanzionata, è governata, io credo possa dare, oltre che naturalmente creare opportunità di lavoro per le imprese, per i lavoratori, eccetera. Io l'ho seguito in consiglio regionale ogni volta, addirittura qualcuno del consiglio regionale si era azzardato a fare i numeri, aveva dato i numeri, quindi saremmo tutti ricchissimi, cioè avrebbero, allora, dopo il piano casa 1 erano stati dati i numeri in tutti i sensi, 10.000 cantieri aperti, verranno aperti in un anno con 10 addetti in ogni cantiere, avremmo dovuto prendere disoccupati dalla penisola. Il problema è che non c'è un piano casa, a mio parere non c'è, nel senso che non hanno neanche chiamato, il titolo è quello che dicevo prima, è piano per il bilancio, piano per lo sviluppo economico attraverso il bilancio dell'edilizia. Non c'è una lira di investimento pubblico, non c'è un euro messo a corso di investimento pubblico. C'è un sistema contorto di possibilità di ampliamenti, di riqualificazione, però il sistema contorto è quello che le regioni si sono date, sì, gli enti locali si hanno, cioè dal punto di vista urbanistico edilizio non è lo Stato. Lei parlava del piano casa nazionale. Il piano casa, primo piano casa 1 è ampliamenti, sì, modifiche, demolizioni in pochi casi, che è un piano, un atto di indirizzo, perché poi è demandato alle regioni per quanto riguarda le norme in materia urbanistica e ai comuni per quanto riguarda le attuazioni dal punto di vista edilizio, quindi regolamenti e quant'altro. Noi come costruttori riteniamo che il piano casa sia stata un'idea brillante, quello nazionale, che poi abbia trovato un'attuazione a livello regionale terrificante, perché è tanta è la difficoltà solamente a presentare un'istanza, che uno gli è venuto tale mal di testa che diceva lascia perdere quella domanda, no? E non ci siamo più. Sono domande. Quindi anche qua si è scoraggiato e si è scoraggiato. Ci sono domande perché il comune non lo raccolga, no? Cioè come i Cagliari, per ritornare al nostro casus belli, perché prima di fartela presentare la domanda dovrebbe avere tutti i fiocchetti e non bastano le procedure, questa burocratizzazione c'è, cioè, io lo vedo. No, ma questo è un indirizzo da parte dei comuni, però non è un indirizzo. Sì, non è della regione, sono i comuni, ma il comune di Cagliari, non essendosi dotato di un regolamento per il gazebo, ogni gazebo viene valutato in tutti i suoi aspetti, quindi non c'è una regola circa la tipologia, se è inserito in centro storico, che sia in divisa.
quindi viene valutato ogni ipotesi di realizzazione di, con una procedura che è quella praticamente un momento un ufficio gazebo sì, cioè, ma se la follia sta lì se la follia sta lì immagino che stia anche nelle altre procedure più complesse, più difficili, cioè che cosa dovresti valutare tu per quanto riguarda il gazebo, se ti fossi dotato di un regolamento o del piano per i litorali, se... la tipologia, l'ubicazione, a seconda della difficoltà, dove insiste, se è in incrocio, quindi la pericolosità, e la metratura. Basta. Una volta che hai dato degli indirizzi, delle regole, delle linee guida da seguire per la realizzazione di una cosa, valuti solo se sono rispettate e incidi solo su quegli aspetti che non potevi regolamentare, che sono l'ubicazione e la dimensione. Manco quello c'è. Quindi immagino che ci siano difficoltà ulteriori su altre procedure, perché è vero, è una macchina che, come dire, è autoreferenza. Allora mi chiedo come mai non si è avuta l'accortezza di inserire nella norma regionale la divisione fra i fabbricati che, pur esistendo nei centri storici, fossero pregevoli dal punto di vista storico o architettonico, e tutti gli altri invece lasciare libera la possibilità di poterli demolire, ricostruire con un nuovi metodi di ecocompatibili, bioedilizia, risparmio energetici, di più niente. Certamente non è pubblico a produrre ricchezza. Io cito sempre un incontro avuto alcuni giorni fa con due grandi economisti di schieramenti non diversi ma estremamente opposti, Nicola Rossi e Mario Baldassarre, che si sono trovati assolutamente concordi in questa analisi. Fatto scelto il prodotto di una nazione, quindi il ricavo, in Europa mediamente lo Stato assorbe il 38%, in Italia invece si assorbe il 50%. Di questo 50% il pubblico reinveste il 2%, il privato reinveste il 18%. Quindi il fatto che una società che progredisce, una società sana, una società economicamente valida, una società rivolta ai giovani, al futuro, non può che essere una società che vede le imprese corrette, gli imprenditori seri, coinvolti e rispettati. Normalmente questo non abbiamo più visto accadere. Io prendo atto invece dell'impegno che lei sta prendendo, che nel caso se una mano d'aiuto, anche perché poi il cerino acceso poi alla fine restiamo noi, come è controproducente se vuoi per voi, però male mi serve una mano d'aiuto, perché incalzare la politica, la pubblica amministrazione in solitudine non è facile, cioè la protesta, le esigenze o sono nella società, cioè partono da voi, oppure anche il singolo esponente politico può far poco, cioè se dietro non c'è un'esigenza della società a risolvere quel problema. Per quello noi deve essere, come dire, un dialogo continuo e una costante però correzione insieme dei problemi, perché la macchina amministrativa avverte subito la debolezza della classe politica. Se all'esterno c'è debolezza e non c'è sostegno, è la prima che avverto, cioè, lo vedo da consigliere regionale, cioè, tanto passi, io rimango. Ci sono casi, per carità, di persone che ci rimangono molto nelle istituzioni e fanno politica da tanto tempo, però è vero, se abbiamo la maggioranza dei casi, tanto bene o male 5, 10, ma tu passi. Bene, io ringrazio a nome di tutti i compresi associati il ministro Massimo Zedda per la chiacchierata e come a tutti auguriamo un'ottima come
competizione.